Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di Un Boss in Salotto. Il film esce in 450 copie il 1 gennaio a Capodanno. Passo subito a presentare tutti gli invitati a questa conferenza stampa, a partire dalla estrema sinistra, Nicola Maccanico, direttore generale di Warner Bros. Italia, Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya, Luca Miniero, il regista del film, e poi il cast, a partire dal mio vicino, nella parte di Carlo Manetti, diciamo imprenditore dallo sguardo feroce ma anche dal cuore abbastanza di marzapane. Ale, buongiorno. Buongiorno. Nella parte di sua moglie Doriana, una donna esperta di jet set con una parrucca che sembra uscita dal Diavolo Veste Prada, Angela Finocchiaro, buongiorno. Nella parte di Michele Coso, l'uomo dal golfino della domenica e dalla pettinatura di Playmobil, eccolo lì, pettinatura che ormai va moltissimo, ma si può anche vedere qua dalla vacca, Luca Argentero, buongiorno Luca. Invece, per citare sempre Luca Argentero, il copyright è suo, il portatore sano di canottiera Ciro Rocco Papaleo. E infine colei che riesce a scalare le vette, diciamo, dei dialetti italici dall'Etna fino al Pordoi, nella parte di Carmela e Cristina, la grande Finocchiaro, sì, pardon, la grande Cortellesi. Paola Cortellesi, buongiorno. È il brivido. Allora, vorrei partire subito, prima di lasciare la parola ai colleghi, da, diciamo, una risposta telegrafica a ognuno di voi. Che titolo vorreste che uscisse da questa conferenza stampa domani sui giornali su Un Boss in Salotto? Velocemente. Evviva Un Boss in Salotto. Il primo film dell'anno, tra l'altro dice il primo, quindi un film italiano più bello dell'anno. Resta l'entrata del cinema come per i saldi in America. Una cinepastiera, mettiamola così, il boss in salotto. Occhio. Sti cazzi. Non si è sentito, ha detto sti cazzi. Boss in salotto. Tanto non si sente. Trionfo della credibilità, diciamo. Che è il nostro motto. E, vermulleriano, direi. Potevo essere in vacanza, invece il mio direttore mi ha mandato a vedere un film alle 9 del mattino del 27. Questo direi. Questo poi è il sentimento. È il sentimento che vi credo vi accomuna di qua oggi, ma sì, benissimo, questo. Però mi sono divertito, il payoff sottotitolo sotto, almeno mi sono divertito. Dai. Sì. Riccardo e Nicola? Anno nuovo con maglia nuova? Beh, io in maniera un pochino più brutale direi un'idea forte, perché qualità di questo film è avere una grande idea. Quello che è esatta, messaggero. Parlo a... Abbraccio. Pronto? Mia domanda è per regista, produttore, distributore. Ecco, se avete pensato per un attimo di farlo uscire a Natale, cosa eventualmente vi ha trattenuto dal farlo? Grazie. Beh, noi abbiamo, nel momento in cui abbiamo ragionato appunto sulla data d'uscita, abbiamo subito pensato al 1 gennaio. Per due motivi sostanziali. Il primo è perché è una data che abbiamo inaugurato l'anno scorso e che ha molto funzionato con un film diverso, come La migliore offerta di Tornatore, quindi un film, fatemi dire, meno popolare, anche se poi nel risultato lo è stato molto popolare perché ha fatto 10 milioni di euro. E abbiamo capito che era una data pronta per presentare al pubblico una grande commedia popolare. Avevamo la fortuna di averla tra le mani e quindi siamo andati convinti. Credo che Natale in questo momento storico abbia un eccesso di competizione e quindi crediamo che il 1 gennaio è una data forte quanto quella natalizia, ma nella quale un film può trovare più spazio e più attenzione da parte del pubblico perché c'è meno congestione, diciamo.
Dal punto di vista, diciamo, di noi produttori, in quel senso, dicevo, Anno Nuovo, Commedia Nuova, riteniamo che sia un film un po' diverso. Il lavoro che abbiamo fatto con Luca, a cominciare da Benvenuti al Sud, proseguito con Benvenuti al Nord, cioè la strada di una commedia che si scosta un po', diciamo, non dico migliore o peggiore, ma si scosta un po' dalla maggior parte della tendenza, e quindi ci sembrava perfettamente centrato che non uscisse con le commedie di Natale, ma si scostasse invece, sempre rimanendo in una fase di grande, diciamo, fermento nelle sale, come quello delle feste, però si scostasse proprio dal gruppo delle commedie natalizie. Luca Caprari. Luca non ci ha detto la sua. No, vabbè, anche perché non c'è il microfono. Intendo di distribuzione, quindi, cioè, non per me il 1 gennaio o Natale sono sempre due ottime date. Non so se mi sembra. Ti sono sempre sembrate tutte sbagliate? No, insomma, sono contento, entrambe le date mi sembrano, insomma, le date in cui la gente va al cinema, quindi va bene, sono d'accordo su quello che hanno detto, insomma, poi i registi non è che possono determinare una distribuzione di un film, possono in qualche modo suggerirla come periodo, eccetera, insomma, pensano poi a fare un film che funzioni e poi dopo sta alla distribuzione e alla produzione decidere la data, insomma. Volevo sviluppare il titolo Anno Nuovo, Commedia Nuova, suggerito, che mi sembrava effettivamente azzeccato, e chiedere, noi ovviamente abbiamo le nostre impressioni, ma chiedere, a partire ovviamente dal regista, in che cosa è nuova la commedia, questa commedia, e come, insomma, la ricetta per riuscire a fare una commedia che non sia come è questa, divertente, ma senza essere volgare, cioè che prende le distanze, ma molte, molto grandi, da quello che abbiamo visto finora in queste ultime settimane. Grazie. No, beh, sono la persona poi meno adatta a parlare del mio film, perché francamente, non per umiltà o cosa, ma proprio perché ne vedo i difetti sempre. In generale posso pensare che in effetti ogni regista faccia la commedia che sente, faccia il film che sente, forse non preoccupandosi, e qua forse è giusto, dell'uscita o degli incassi. Volgarità non credo sia la discriminante per valutare un film, nel senso che ci sono film volgari molto divertenti, eccetera, però non penso quindi sia questo il valore di nessun film. Faccio fatica a parlare dei film che faccio, posso veramente dirlo, e lo dico con grande sincerità, che il 90% di questo film sia il cast, perché penso sia un cast molto originale, molto anche diverso rispetto al cast delle commedie popolari, che è appunto quello che faccio io. Non sono film sofisticati, sono film commerciali, nello stesso tempo però hanno un cast che è capace di comunicare anche ad un pubblico non necessariamente del giorno di Natale, quindi con un pubblico più ampio. Ma questo, ripeto, non è merito mio, se non di quello di averlo individuato insieme alla produzione, di averlo aspettato, perché poi ognuno ha i suoi appuntamenti. E la parte che mi piace di più di questo film, sono sincero, è proprio il grande assortimento e la grandezza del cast, non soltanto dei ruoli principali, ma anche di quelli che nel film appunto non partecipano alla famosa cena. Ricordo appunto i due poliziotti, ricordo i bambini, insomma, sono sincero nel dire che normalmente il cast viene scelto per così, un po', non sempre con l'attenzione al film, ma con l'attenzione magari alla stampa che lo stesso cast ha. Noi abbiamo un cast che naturalmente ha stampa, è popolare, eccetera, poi che mi sembra perfettamente adatto al film. Questo è un punto di partenza molto buono. Qui, dottor. Buongiorno. Una domanda al regista, a Luca Miniero. Lei è napoletano e spesso ha fatto delle commedie di questo eterno problema, se il problema è il nord e il sud, eccetera. Anche in questo, anche il cast è diviso, diciamo, fra sud e nord. Le chiedo se questo problema, questo dualismo fra il nord e il sud, secondo lei è sempre così sentito e vivace.
o se invece con l'andare dei tempi si sia attenuato. Io penso di no, comunque la mia opinione vale poco. Diciamo che questo film, io penso che il conflitto tra il nord e il sud sia sullo sfondo. Purtroppo credo che in questo film i vizi e i difetti del sud vengano estesi anche al nord, quindi in qualche modo l'unità, dal punto di vista naturalmente della commedia, ma siccome mi fa questa domanda gli rispondo, è proprio su un atteggiamento che è comune sia al nord che al sud e che in qualche modo favorisce in questo film l'ascesa del nostro fantomatico boss che è appunto Rocco Papaleo. Quindi la condiscendenza di una certa società del nord viene presa di mira, viene preso di mira un atteggiamento del meridionale che rinnega le proprie origini, e molti meridionali lo conosceranno, sai quanti sono quelli che in effetti si fanno chiamare Cristina e si chiamano Carmela, oppure peggio ancora che fanno sì che la pastiera in casa mia non entra perché siamo una famiglia onesta noi. Sono moltissimi meridionali che al nord perdono assolutamente la propria identità, e questo è più che altro un film sì sul nord e il sud, ma forse un film più che altro sulle proprie origini, e almeno così l'ho immaginato. Poi è naturale che gli attori siano del nord e del sud, ed è naturale anche che secondo me la commedia, senza essere una formula in Italia, debba confrontarsi con le realtà locali. Se fossi stato teramano magari avrei sicuramente scelto di rappresentare la realtà di Teramo, se fossi stato ternano quella di Terni. Insomma, penso che sia difficilmente, a me piacciono le cose non globalizzate, quindi l'Italia offre spunti locali molto, e questo mi interessa molto. È per questo che c'è sempre il nord e il sud, ma qua si tratta soprattutto, credo, di un film, ripeto, sulle origini, dove il conflitto nord-sud è anche sullo sfondo, oltre a essere naturalmente fonte di alcune situazioni comiche all'interno del film. Posso sentire su questo stesso argomento Rocco, che è anche lui cineasta del sud, che da anni fa l'Italia cost to cost? Innanzitutto sono molto contento della piega che sta prendendo questa conferenza stampa, cioè veramente stiamo sviscerando dei temi molto interessanti, alti, come mi suggerisce Luca, e ora ci penso io ad abbassare un po' il tono, perché francamente diciamo penso che sia un film, diciamo abbiamo provato, Luca mi l'ha già detto, abbiamo provato a fare un film sì drammatico, ma non ci siamo riusciti, è un film, volevamo essere divertenti, e mi fa molto piacere sentire Luca che parla del cast come diciamo punto di svolta, no? Nella commedia, e a parte Paola e Luca, diciamo con cui sinceramente ho avuto un rapporto abbastanza problematico, però riconosco il grande talento di Angela Finocchiaro e di Ale, poi c'era anche Franz, anche se loro, diciamo, sinceramente mi sono sembrati un po' così, sottotono, sì, sottotono. Chi salveresti? Ma io salverei Saul Nanni, sinceramente. I bambini che forse ci sono qua. Molto adeguato. Ci sono? Ecco. Ma scusa, Anche la linea dei Cocci non era male, sinceramente mi è sembrata matura. Lavinia e Saul che sono lì nella parte di la questione nord-sud. Poi per chiudere il mio intervento, spero scolpiate nei vostri articoli, è una vicenda che ormai si è completamente attenuata. Io penso che non c'è più questa grandissima rivalità, anzi il nord stesso ha capito che si deve un po', deve abbassare un po' la cresta e cominciare a guardare a sud per, come esempio proprio di vita, diciamo, ha capito, ma già un po' in qualche maniera questo film un po' lascia un po' un piccolo seme, no? Sul fatto che comunque la camorra va presa in considerazione, bisogna importarla, è vero Ale, quindi bisogna farne se, cioè, John Francesco. Spero che veramente avete, insomma, se avete passato, abbiate passato un buon Natale, minimo, no? Bene, in bocca al lupo veramente per il prossimo anno. Molto bene. Allora, c'è una domanda qua in qui.
Okay. Sì. Buongiorno, sono Alice Zampa, per di tutto i portali Banzai. Volevo chiedere a Paola come è stato essere sposata con Luca Argentero e a Luca come è stato essere sposato con Paola. E poi, sempre a loro, visto che è uscito il 1° gennaio, cosa vi augurate per voi stessi e per gli italiani per l'anno nuovo? Ma io ho stato essere sposata con Luca. Noioso. Penso che anche lui sia d'accordo con me. Oltretutto è la seconda volta che noi abbiamo a che fare insieme e non riusciamo mai a consumare, di fatto, questo è il problema vero. Quindi quello che mi auguro per il 2014 è che auguro un po' a tutta l'Italia è di vederci in un film. L'Italia intera di vederci in un film, insomma, più intimo, tra noi, insomma, dagli un titolo, Luca. Ecco, quel minimo di passione, che questo è un rapporto stanco, sì. Sempre sti rapporti stanchi, giusto un pezzettino, come dicevamo, sì, giusto. Proprio, però non c'è stato proprio modo di approfondire in nessun modo, perciò io mi rammarico molto di questo e immagino che le donne in sala capiranno. I propositi per il nuovo anno. Sempre i propositi per il nuovo anno. Anch'io mi sì, con più passionale, diciamo, cioè se, visto che non c'è due senza tre, se ci riproporranno di nuovo come coppia, speriamo di avere un rapporto un po' più, ecco, un po' più vivo, un po' più vivace. Coppiamo con Trio. Chiamiamo Lars. Ecco, chiamiamo Lars, magari Lars. No, ma questo, dai, così. Che ci possiamo augurare? Di lavorare di nuovo insieme e di lavorare bene insieme, come abbiamo fatto. Vabbè, qua si apre tutta una parentesi sui nostri rapporti personali, che sono un po' complicati. Comunque, va bene, diciamo che... Io che ti rivolgo a me, che devo mettere pezze a tutto. No, io francamente i miei propositi per il prossimo anno sono belli chiari, cioè non mi vorrei ritrovare di nuovo con sta coppia sfiatata e a mettere pezze, a mettere d'accordo sul set, andare nella camera di Argentero e dire ma guarda che Paola non è, e poi no, nella poi si dice sempre quanto ci siamo divertiti che... noi no. E quindi tra di noi proprio. Non è che non ci siamo proprio divertiti mai. Quella sera lì nella birreria. Sì, ma ci vuole. Ma nel tuo caso, poi che sei consumatore, però. Quando non si è creato. Tozzi, non possiamo ricordo. Mentire, che poi si vede. Venne Tozzi, il produttore, una sera ci ha portato a mangiare fuori e quella è stata una bella serata. Sì, diciamo. Ecco, quei piccoli spazi, però tra di noi non ci siamo trovati, proprio non c'è stato un approfondimento di conoscenza. In fondo, estrazioni completamente diverse, diciamo, no? Io vengo dall'out, dall'off, e tu invece vieni dall'on. Questa è la. Luca, non so manco da dove viene, dove cazzo. Noi non si dicono le parolacce, stiamo riempiendo naturalmente delle pause così. Quindi, se. Allora, c'è in terza fila. Vuole chiederci qualcosa? Non so. Oppure... A me la pastiera piace e questa l'ho trovata molto gradevole. Ho riso di cuore, mi sono anche commosso, insomma un buon film di intrattenimento, soprattutto adatto al momento dell'uscita, a queste feste. Quello che chiedo, e l'ho chiesto anche altre volte, perché c'è un meccanismo produttivo tale nel nostro paese per cui è necessario presentare come film di interesse culturale un film dignitosamente commerciale. Grazie. Dare la risposta alla produzione, al produttore Carlo Tozzi. Sono totalmente d'accordo e ho chiesto di cambiare quella dizione perché da quando è stato introdotto il tax credit, per non formare una commissione in più, l'approvazione dei requisiti del tax credit passa per la commissione di interesse culturale e quindi film
che non prendono soldi di Stato, che non prendono finanziamenti, per come questo che non ha chiesto. Cambiamo microfono. Ecco, no, anche tu. E urla, Riccardo. Film che non chiedono soldi allo Stato, questo non ha avuto nessun finanziamento, non l'abbiamo visto, però devono passare attraverso quella commissione. Infatti abbiamo chiesto al Ministero di creare una commissione apposta che riguarda l'ammissibilità e i criteri di utilizzazione del tax credit, che non c'entra con l'interesse culturale, se no uno si trova appiccicata a questa etichetta e tutti pensano che abbiamo chiesto e ottenuto soldi allo Stato, il che non è. Cioè, il film è finanziato dal mercato, come è giusto che sia un film di questo tipo, perché quei soldi vanno invece destinati a film difficili. Beh, nessuno sa qual è il film difficile prima che lo fa, però insomma ci sono dei criteri a cui tutti quanti un po' di buonsenso ci riferiamo. Ma sembra che sia una colpa fare un film commerciale in Italia. No, io personalmente mi diverto tantissimo a fare film commerciali, penso che lavoriamo per il pubblico, quindi e vorrei che fosse giusto, che sono molto contento di fare questo tipo di film. Non vogliamo quell'etichetta perché sembra un'etichetta d'assistenza, che sarebbe totalmente fuori luogo per un film che si suppone diretto essenzialmente al pubblico. Posso? Salve, Giordano. Sì. Giordano Caputo. Giordano Caputo, Inglorious Cinefiles. Io ho una domanda per il regista Rocco Papaleo e il produttore. In particolare, dicevo, ricordava le formule delle commedie italiane. Ho visto nel film, più che altro mi ha colpito la scena del gatto che fa Rocco. Volevo chiedere se è indispensabile ancora inserire questo tipo di scene, tra l'altro anche da cinepanettone. Perché anche al produttore, magari se veramente il pubblico vuole quello quando va al cinema a vedere commedie, e se Rocco Papaleo, visto che fa la parte del gatto, no, visto che fai il regista in maniera diversa, nel senso che fai anche tu commedie, però ecco un po' più meno popolari, ecco, se tu avresti inserito una scena del genere in un tuo film, perché io non credo, insomma. Grazie. Funziona questo, speriamo di no. Non funziona tanto. No, va bene, infatti. No, a me la scena mi piace quando ci sono scene. Funziona questo? Sì. Ma posti che praticamente si trovano anche nei film americani, però voglio dire. Quella gatta è molto divertente, una rivisitazione di scene. No, ma se lo fa per Stiller è una figata. No, io lo trovo molto divertente. I fratelli Farrelly. Però detto questo, è chiaro che io penso sia un film, una commedia popolare, che è un po', parlando appunto di commedia popolare, è un po' quello che voglio fare. E mi interessa molto la commedia popolare, quindi la commedia popolare a volte si appoggia indubbiamente su una risata in più, che per qualcuno può sembrare di maniera, però poi ci sono altre soluzioni non di maniera, c'è una storia, però in fondo quello che suggerisci tu è anche vero, insomma, che ci sono delle soluzioni comiche che possono essere molto commerciali, però diciamo quella era la nostra intenzione. Poi è chiaro che l'attore si presta quando aderisce al progetto, poi risponderà anche Rocco, in qualche modo si diverte con il regista, si fida del progetto, non si vergogna di quello che fa, perché è costretto a fare anche cose peggiori, quindi da questo punto di vista credo che non riguardi soltanto questo film, un po' tutti i film laddove ci sono delle situazioni comiche che sono un po' al limite o ripetitive, comunque l'attore cerca di dargli quella originalità che comunque invece semmai sulla carta tu sottolinei che non c'è, insomma. Anticipa in qualche maniera anche la mia risposta. È ovvio che penso a un film, per esempio, no? Tutti pazzi per Mary. C'è una scena che forse è quella che più mi ha fatto ridere del film, è l'episodietto lì del cane, no? Che gli fa la respirazione bocca a bocca, non so se ve lo ricordate. Non dimentichiamo perché Mary ha il ciuffo alzato. Insomma, quando quello manca. Mi sembra difficilissima come tipo di commedia, è bellissima, mi piace molto, però forse... Quindi da un lato mi sento anche un minimo lusingato da questa domanda, perché chiaramente ognuno poi fa, quando tocca a lui, no? Decidere un tono e poi scegliere il tono che più gli interessa esprimere, e il mio tono
nei film che ho fatto, insomma, due film in croce, ancora mo vedrete il prossimo, Bacerò un coccodrillo, sperando di fare 2-3 milioni in più, chiaramente. Ma non è questo il punto, non è l'incasso che interessa a me e che interessa, ma forse al produttore interessa. A me quello che interessa è essere un buon intrattenitore, insomma, intrattenere il pubblico, e sono stato programmato per questo. Poi quando si deve fare qualcosa di spinto, sempre nella grazia che riconosco a Luca Miniero, che comunque partiamo da questa mia considerazione, dal fatto che secondo me sì, è gentilissimo. No, voglio dire questo semplicemente, non so se ci riesco a dirlo perché non c'ho proprio le idee chiare. Mi interessa veramente essere un veicolo per l'autista del momento, insomma, no, quando faccio un film mi affido completamente al regista e cerco di dare quello che mi viene chiesto, e non mi dispiace sinceramente di essere largo e anche un po' infantile nel risultato. Se quella scena lì del gatto, che lo dico sinceramente, cioè non è una scena che io proprio, è la mia scena preferita del film, però guarda caso è la scena che più fa parlare, più ha divertito, penso anche ai ragazzini, no? Che guardano quella scena, i bambini, insomma una comicità più elementare se volete. E poi quando mi voglio fare le pippe le metto nei miei film. Ci sono dei bambini, Rocco, per favore. Diciamo non. Ecco. Senza, nel senso così, cioè i miei trip un po' più. E lì infatti poi certe volte non si capisce. E alle conferenze stampa mi dicono: ma che cazzo hai fatto? Allora, se c'è un'altra domanda, Gloria. No, scusa, volevo solo dire che secondo me alla scena del gatto ride pure Massimo Cacciari, sono disposto a fare la prova anche se nessuno ha mai visto ridere, alla scena del gatto ride. Sì, ma Cacciari sapete è un momento di declino. No, io volevo chiedere a Papaleo, ecco, quanto, ritornando al discorso che aveva aperto Miniero, quanto è importante mantenere fede alle proprie radici, essere, rimanere locali in un mondo, in un cinema che cerca di globalizzarsi. Grazie. Beh, diciamo le radici sapete molto bene che cosa sono, non le hanno chiamate così perché uno si è svegliato la mattina e ha detto che le radici c'è anche nel film di Sorrentino, no? Una bellissima ironia su questa cosa, quella la santa che mangia le radici perché le radici sono importanti. Però le radici sono le cose che ti tengono in piedi, in sostanza, e voglio dire, perdonatemi la banalità, ma diciamo io sto molto ancorato nelle radici proprio perché mi servono per succhiare dalla terra, che è la mia relazione principale, di uomo prima ancora che di artista, quindi sono molto importanti e non le mangio proprio perché non c'ho un apparato digerente molto solido. Tra l'altro, scusami, ti interrompo, Rocco, c'è una scena nel film, quella in cui diciamo sei seduto sul trono e vieni interrotto da Luca, che fa appello un po' alle tue radici, cioè succedeva così anche a casa tua o sbaglio? Sì, è vero, diciamo, quella è stata la scena in cui più ho sentito forte il legame con la mia infanzia, perché, ma lo dico senza vergogna, anzi parlo senza vergogna quasi sempre perché non sono stato abituato alla vergogna a casa mia, te l'ho già raccontato, no? Ad altre cose, sei informato? Vabbè, insomma, non avevamo la chiave in bagno e quindi entravamo, uscivamo dal bagno, io, mia madre e mio padre, senza, anche che c'era già uno che stava per esempio facendo la cacca, e quindi ho visto mio padre e mia madre fare la cacca. Ora Freud non so come la potrebbe analizzare questa cosa. Io ho visto l'uccello di mio padre da bambino e le tette di mia madre che faceva il bagno,
Beh, sono cose che lo sanno anche i bambini, non è che sto dicendo, quindi sono cresciuto libero e se volete me ne do una dimostrazione. Oh no! Antonella Matranga, cani sciolti dell'Unità. Volevo fare una domanda a Luca Miniero. Sì. Però riguarda un po' anche te. Volevo sapere per quale motivo scegliere, al di là della bravura di Rocco, che è indiscutibile, per quale motivo scegliere un attore che non parla napoletano per la figura di un boss napoletano? Perché non l'avete fatto dalla sacra, non so, quella del pugliese, non so come dire. E poi il finale, volevo sapere questo finale che in fondo lascia un po' così, c'è una scrittura serrata, discutibile o non discutibile, poi, però alla fine sembra quasi lasciato andare. Grazie. No, io credo che in effetti abbiamo scelto Rocco perché a parte il film in qualche modo parla napoletano, sembrava adatto al film per mille motivi, insomma, quindi credo che in effetti lui rappresenti un po' la Campania, il sud, insomma, non soltanto Napoli, quindi da questo punto di vista una coinè del sud, eh? Sì, sì, esatto, un po' una sintesi di tutto il sud, e questo quindi no, va benissimo con Rocco, cioè non capisco il senso di questa osservazione, perché lui tra l'altro nel film parla napoletano, ma in realtà ero io che cercavo di poi di immettergli qualche espressione che non fosse soltanto napoletana. Poi l'abbiamo pure giustificato parlando di Mezzotto, provincia di Napoli. Per quanto riguarda il finale del film, a me piace molto per un motivo, perché posso capire che può disturbare il fatto che il film in qualche modo racconti che la salvezza è proprio nel privato, cioè nella famiglia, quindi in qualche modo ha un messaggio che, se vogliamo, è pure un messaggio che è conservatore, se vogliamo, perché in effetti la famiglia si ritrova contro una società che in qualche modo la perde, e questo penso sia un aspetto, se vuoi, del film, in commedia naturalmente, che però consente a questa famiglia che diventa la protagonista all'inizio e alla fine di essere quasi di non farcela più in una società che praticamente la valuta unicamente per la propria amicizia col boss e non per il proprio merito. Era il finale che volevo, era il tipo di film che mi interessava fare, e quindi devo dire che è nato anche prima dell'inizio del film questa caduta in qualche modo. Poi mi ha ricordato anche un altro film, che però insomma c'è soltanto l'episodio, il film di Woody Allen, quando lui diventa popolare suo malgrado, no? Benigni credo che sia l'attore, però lì appunto naturalmente in tutt'altro contesto, però mi piaceva appunto raccontare questa ascesa non per merito e questa caduta non per merito che mi sembrano molto italiane. Se mi permettete, prima di lasciare la parola al prossimo collega, volevo fare due domande veloci ad Ale e a Angela Finocchiaro. Ad Ale, com'è stata la tua scelta, che è partita, se ho letto bene, dal tuo volto che Luca ha apprezzato particolarmente, e quanto c'è di te in questo personaggio di Carlo. Invece a Angela volevo chiedere, diciamo, la protagonista del film è un po' una donna che vuole fare la perfettina. Noi tanti anni fa ci ricordiamo, ormai hanno passato almeno 20 anni, un mitico tuo sketch in cui facevi la madre, la donna, la manager, l'amante. In qualche modo anche il tuo personaggio è figlio, è discendente da quel mitico sketch. Cominciamo là. No, personalmente per fortuna non c'è niente di vero in quella persona, ma anche per sfortuna, perché non sono né ricco né una moglie coi soldi, cioè, quindi questa poteva anche andarmi bene, cioè, mi piace. A parte che avrei accettato anche l'antipatia del personaggio, cioè, anche di più, importante avere una moglie ricca con tanti soldi, questo mi piacerebbe, però ce la si può fare ancora, no? Cioè, così. È un messaggio importante che bisogna, per i bambini, soprattutto per i bambini, questa qua. Di pensare a questa, cioè, perché il mondo pensa a queste cose, quindi esatto, quindi soprattutto in momenti di crisi. No, niente, scherzi a parte, abbiamo lavorato insieme a Luca, si cercava uno del nord, con una parlata un po' particolare. Io ho fatto una proposta a Luca, lui è piaciuto, e io ho avuto il terrore dall'inizio alla fine del film che facesse cagare, scusatemi ancora i bambini, però l'ha detto già lui quella, e niente, però no, io sono contento del lavoro che abbiamo fatto insieme a Luca.
Io mi rendo conto di aver lavorato malissimo in questo film perché non ho capito come personaggio perché t'ho sposato. Cioè non ho veramente idea, forse me lo può dire Luca che mi sciocca questo. Però sì, di fatto c'è una cosa che le accomuna, perché questa persona che sembra tutta ad un pezzo poi scansa la propria moralità con una spallata, perché bisogna salvare la baracca, per cui mi piace questo aspetto, mi interessa molto, però ancora non capisco perché. Buongiorno, sono Ettore Nuara del Giurassico, perché sono un giornalista anziano. Complimenti. Sono ammirato dalla sceneggiatura di questo film, scritto molto bene, non c'è un momento di caduta, niente. Uno ha vinto, e questa è una mia idea personale, uno ha vinto alla sedia, una commedia bellissima. E mi ha impressionato molto la sfida recitativa dalla Finocchiaro, che apprezzo sin da quando ho cominciato con Rataplan, se non sbaglio, qui è confermato, quindi non mi potete smentire, e Paola Cortellesi, che è bravissima nella commedia. E poi un'altra domanda, Ale, il suo compagno di scena è dispiaciuto che lei fa diversi film? Allora, ho trovato la macchina rigata ieri mattina e c'era una F, ho pensato a Franz, poi ho trovato anche la macchina di mia moglie con una Z, che è sempre il finale, la lettera, all'inizio ho pensato a Zorro, poi ho detto invece no, è Franz. No, non è dispiaciuto, siamo una coppia aperta, libera, siamo 20 anni che lavoriamo insieme e può capitare a lui, può capitare a me, cioè insomma di avere delle proposte, se sono interessanti ci diciamo, accettiamo, se non intralciano al nostro lavoro di coppia, quindi con tanta serenità e molta serenità. Ma oddio, non mi sono accorta, no, nel senso che io ero tutta occhioni per la Paola, di cui sono una fan, e quindi no. Io più che altro mi perdevo nella sua bravura. Io sono veramente. E io le ho fatto da stalker. Cioè le mandavo i messaggi. Siccome è un mio riferimento, Angela, naturalmente, è il mio punto di riferimento come attrice, perché trovo che sia straordinaria, lo sappiamo tutti, lo pensi, è una cosa che pensiamo tutti, per fortuna. E aspetta con i violini. Secondo me la scena più bella, il momento più bello di Angela è sempre bravissima, ci sono dei momenti straordinari fatti di niente. Angela sa far ridere, e qui mi ricollego, no, chi è che aveva detto cosa? C'era bisogno del, vabbè, insomma, un certo tipo di comicità, no? Ecco, Angela sa fare tutto, può far tutto. Anche di silenzi. Di silenzi, a un certo punto io per fare l'introdotta la chiamo Dori, le dico grazie Dori. E lei è talmente schifata da questo nome popolare che fa una cosa e fa fa una cosa così, mi piacciono i nomi Dori, i nomi popolari, quello a me faceva tanto ridere in scena, e lo andavo a riguardare al monitor perché mi faceva ridere al momento, perché sono stata quella una notte a fare forse sempre fa delle cose minuscole che secondo me fanno la danno proprio idea della grandiosità di questa attrice. Detto questo, è una persona assolutamente detestabile, anche esatto. Lei come tutto il resto del cast, io sto parlando di lei come attrice, non certo come io detesto, ma questo è proprio a Papaleo in primis, secondo me. Buongiorno, Francesca Pierleoni dell'Ansa, volevo chiedere a Paola Cortellesi cosa le è piaciuto del suo personaggio, se ha mai conosciuto donne come Cristina Carmela. Grazie. Niente, grazie. Non mi è piaciuto nulla del mio personaggio, però, no, nel senso che non è un personaggio che amo, non è una donna che amo, però, come ti insegnano alla scuola, quando fai un personaggio detestabile devi volergli bene. E quindi poi invece
ho imparato a volerle bene, anche se è una che maltratta i figli, che maltratta il marito, che è scortese con un fratello che poi si capisce le vuole invece a gran bene, e perché ha una fragilità. Quindi mi piaceva questo, mi piaceva l'idea di divertirmi con un dialetto particolare. Mi ricordo che Luca mi propose questo personaggio che era un'idea, quando ho avuto l'idea di questo film, di questo soggetto, e mi ha molto intrigato il fatto di lavorare su una persona che si nasconde e che vive che si crea un'identità parallela. Perciò questa è la cosa fondamentalmente, e poi che non fosse corretto, ecco, è un personaggio scorretto, è una donna veramente molto fastidiosa. A me questo chiaramente diverte, quindi l'ho interpretato con l'augurio che questo suo modo di fare potesse essere divertente più che irritante, come invece... Infatti, non so se si sente, sì, vai. Non per lavarmene le mani, però insomma diciamo che al personaggio Paola ha contribuito molto fin dall'inizio, appunto, anzi devo dire tutti gli attori sempre contribuiscono ai vari personaggi, però Paola questa volta è partita con me, quindi ha cominciato prima un po' a darmi una mano nella stesura di questa sceneggiatura, e quindi non per lavarmene le mani, ma insomma se non vi è piaciuto il personaggio la colpa è anche di Paola. Per quanto riguarda in effetti questi attori, appunto prima se ne parlava in questo modo, aggiungo una qualità che in effetti entrano molto, sono molto esigenti su quello che si fa sul set, come tutti i bravi attori, senza però diciamo rompere le palle, cioè senza, sempre perché ci stanno dei bambini, cioè senza in qualche modo avere un'idea che sia quella e poi non cambiarla più, che è un po' nel nostro lavoro la parte più perniciosa. Quindi io credo che io sono il primo a cambiare assolutamente idea, e anche loro, però nello stesso tempo devo dire si è fatto un grande lavoro di insieme, come si fa su tutti i film, però devo dire senza che praticamente ci fossero imposizioni. Questo devo dire riguarda questi attori che sono molto esigenti con i loro personaggi, ma molto attenti al film, no? Perché di solito se un attore va troppo sul proprio personaggio rischia di perdere la visione d'insieme. Non è il caso in questo film da parte insomma, di questi attori.